Questa pala mi ha davvero sorpreso. Ciao a tutti da Emiliano e Dalvin, benvenuti alla Casa de Padel con nuovo campo blu per una nuova recensione sul canale YouTube Padel Review, dove dobbiamo arrivare a 10.000 iscritti, 9.500 qualcosa adesso, quindi iscrivetevi, lo dico io, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, attivate la campanellina, commentate e dite a un vostro amico. Iscriviti a questo canale, fammi questo regalo per il compleanno. Ma oggi di cosa parliamo, Alvin? Andiamo subito al sodo. Oggi parliamo e recensiamo la Sioux Diablo Revolution Pro 3, la nuova racchetta di Sancho Gutierrez, il mago di San Luis. A me mi ha sorpreso sta racchetta, Alvin. Mi ha sorpreso perché l'ho trovata proprio diversa dall'ultima, quella là, diciamo, grigia. E un po' mi ha spiazzato. Una racchetta che mi ha spiazzato. A te? Sì, perché molto più facilotta, diciamo. Più facile, sì, è più facile, più morbida, non lo so, però mi ha proprio spiazzato. Parliamo subito del prezzo. 295 euro, con i vari codici sconto si trova sui 260 euro circa, diciamo. Racchetta firmata da Sancho Gutierrez, in linea con le altre racchette di Sioux, in linea con tutte le racchette firmate dai grandi giocatori. È stata quella di Stupa e questa qua di Sancho, sono due racchette completamente diverse, quella di Stupa e quella di Sancho, ma sono d'altronde anche due giocatori completamente diversi. Esatto. Quindi 260 euro è un prezzo giusto, cioè giusto, un prezzo onesto, un prezzo in linea con le altre racchette del mercato, quindi ci sta assolutamente, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Poi se alto o basso magari lo capirete nel video secondo quanto ci è piaciuta o meno. Livello intermedio? Sì, quest'anno è già un po' più sceso, sì, mentre diciamo. L'altra, secondo me, l'altra, diciamo, quella grigia, la 3K era un po' più livello intermedio, alto, avanzato. Questa qua a livello intermedio, principalmente se non esclusivamente di destra, perché è una racchetta che nel colpo di potenza un pochino pecca, sì. Ma d'altronde Sancho Gutierrez non è famoso per i colpi di potenza. Non me lo ricordo neanche. Esatto, cioè nel smash fuori. Soprattutto nelle vibo, nelle uscite di parete, però negli smash piatti non è sicuramente il suo colpo. Quindi destra intermedio. Parliamo delle caratteristiche tecniche. Forma ibrida piatti in carbonio 15K, e quindi questa è la prima differenza rispetto a quella dello scorso anno. Gomma Eva, tatto intermedio blando, sì. Cioè questa racchetta è più blanda che intermedia quasi. Eh sì, un po' più morbida. Più morbida del passato e punto dolce più ampio che in passato. Quella dello scorso anno era più potente, punto dolce più piccolo. Questa qua è più morbida e punto dolce più ampio. Altra novità, il piatto sabbiato ed il grip che si ha sulla racchetta è ottimo. Ricordiamo però che anche quella dell'anno scorso, nonostante avesse i piatti lisci, sì, aveva un grip incredibile, una delle migliori forse ever, tra l'altro una delle migliori ever con piatti lisci, è incredibile, questo proprio, sì, esatto, per smentire chi dice che no, con la racchetta con i piatti lisci non riesco a dare effetti alla pallina, questo conta pochissimo. Però ha detto questo effetto sabbiato che dà un ottimo grip alla palla. Manico con shock out, prima mi piaceva, adesso piace meno, scivola subito dopo mezz'ora di gioco, cioè senza overgrip è ingiocabile questo grip, e quindi scivola troppo, non lo so, adesso non mi sta piacendo come prima. L'accetto con polsiera, vuole dire qualcosa su questo? Sì, no, diciamo che alla fine, mettiamo uno per loro, dico, e per tutti quelli che ci ascoltano, basta mettere un overgrip e il coso si risolve. Noi purtroppo comunque le proviamo così come sono, non le tocchiamo, non ci mettiamo cose in aggiunta, quindi ovvio che dopo un pochino si può personalizzare, piacere, non piacere. A noi purtroppo anche io ho faticato, cioè se fosse mia non l'avrei neanche provata così, avrei messo subito un overgrip. Sei d'accordo? Sono d'accordo. Racchetta che arriva anche con gli shock out già inseriti, 4 nella parte bassa. Come si tolgono questi shock out? Purtroppo, come al solito, non manca. Purtroppo, come al solito, manca la chiavetta per toglierli. Siux, e metti sta chiavetta dentro sto cavolo di racchetta, dai, su, nel senso, che ti costa? Sennò poi diventa difficile, la gente rischia di rovinare il piatto. Alvin, però adesso dici tu peso e bilanciamento. Il peso di questa pala varia tra 355 grammi e 375 grammi, con la nostra nello specifico che pesa 365 grammi ed ha un bilanciamento al centro
25,8 cm. La racchetta perfettamente regge per peso e bilanciamento, è una racchetta estremamente maneggevole. Assolutamente. Adesso ne parliamo di come si comporta da fondo campo. Come detto, maneggevole, buon punto dolce, racchetta che secondo me si esalta più a ritmi blandi che a ritmi alti, pallonetti facili da tirare su, tanto che è così facile che alle prime uscite rischiate di andare troppo lunghi, perché magari non ve l'aspettate, perché dicevo, io ho giocato con quella l'anno scorso, okay, e tirare sui pallonetti non era così facile. Adesso invece qui magari vai un po' più a tutto braccio, un po' più da più forza e ti scappa al vetro. Quindi attenti, perché questa racchetta ha un'uscita di palla nettamente superiore rispetto a quella dello scorso anno. Come detto, buon punto dolce, la palla si lavora bene, come detto, si esalta più a ritmi bassi che a ritmi elevati. Una racchetta che serve, deve essere usata dal giocatore di destra old style, secondo me, infatti Sancho, cioè, old style, quasi 40 anni, ma che ama costruire il punto, ama lavorare al fianco degli avversari senza sbagliare mai e costruire il punto per il compagno di sinistra. Diciamo che è una racchetta che aiuta a non sbagliare mai. Aiuta a non sbagliare mai, sì, è vero. Una volta che hai preso la misura, soprattutto sul pallonetto, perché ripeto, all'inizio potreste non sentirlo che vi va veramente troppo lungo, perché non abituati paragonandola a quella dell'anno scorso, è una racchetta che comunque aiuta a non sbagliare mai. Veramente ottimo controllo, si gioca davvero bene da fondo campo e, come detto, pallonetti che vanno su. Adesso, quasi da soli. Quasi da soli. Adesso vediamo come si comporta con Albi, che mi mette un pochino alla prova. La nuova palla di Sancho da fondo campo, comoda, buon punto dolce e pallonetti, perché l'uscita di palla è davvero buona. Questa va da fuori. Con la vecchia i pallonetti non uscivano così, eh. Si muove stra bene. Anche qua, quando cerca comunque di attaccare e fare i pallonetti, vengono super bene, ottima uscita di palla. Vai Alvin, su. La palla affonda un pochino nel piatto, perché la palla rimbalza, affonda ed esce, perché è abbastanza blanda. Però ripeto, prendete la mano sui pallonetti ed esco in maniera meravigliosa. Dai Albi, mettimi alla prova. Difficoltà su pallonetti. Difficoltà su pallonetti. Questo è uscito un po' lungo, però. Ah. Mi piace tantissimo come si muove, perché su pallonetti e poi si prende la rete a destra, perfetta, eh? Costruire il punto, per poi far chiudere il proprio compagno a sinistra, ultima. Lì, pallonetto pennellato, chiudo così, a destra. Perfetta, a sinistra no. Alvin, nel tuo momento io l'ho provata a fondo campo, adesso ne parli tu a rete. A rete la cosa che mi è piaciuta tanto è il grip che sentivo sulla pallina. Proprio nelle palle a ritmo blando, lavorate, profonde. Proprio il gioco era in mio possesso, soprattutto quando era basso. Perché già a ritmo alto non riuscivo a dare tanta potenza alla pallina. Ma palle lavorate, lasciare l'avversario vicino al vetro con tanto tanto effetto, mi è piaciuta tanto. Mi è piaciuta tantissimo nella deada, nel giochettini a rete, l'ho sentita proprio a mio agio, proprio il tatto che ho sulla pallina con questa racchetta così tanto, non ci sono state tante racchette, diciamo, eh. Anche tu sei d'accordo, Emi? Sì, abbastanza. Proprio l'ho sentita molto bene. Purtroppo, quando invece ho provato a mettere, perché io ho giocato a sinistra con questa racchetta, quando ho provato a dare intensità alla pallina, purtroppo non sono riuscito a essere così incisivo come pensavo, anche se non ho mai sbagliato palle al vetro, non ho mai rischiato, diciamo, di sbagliare, però non ho mai fatto un punto in volée, cosa che di solito mi capita con altre racchette.
con questa non sono riuscito. Cioè, ho sempre lasciato l'avversario lontano, vicino, vicino a vetro. Non hai fatto un punto in volée, diciamo, rispetto al solito. Rispetto al solito, sì, diciamo che non sono stato così aggressivo come in altre pale. Come dicevo, bloccheo mi è piaciuta, comunque sweet spot molto ampio, e nella Deada speriamo adesso di farla anche vedere, mi è piaciuta veramente tanto. Quindi adesso mi vedrete un po' giocare a rete, speriamo di riuscirci, però veramente adesso, a parte gli scherzi, nella Deada insomma è il colpo migliore, dove poi ho sentito tanto feeling con la pallina. Albin, adesso la provi a rete, vediamo come si comporta. Vai, proviamo la racchetta di Sancho a rete. Allora, guardate come si sente bene la pallina sul piatto, come riesco a dare sempre profondità a ritmo blando. Guardate, tac, l'ho lasciato là l'avversario, guardate, lunga e lenta è lì, lunga e lenta, visto, lunga e lenta, lascio l'avversario comunque vicino al vetro senza essere troppo offensivo, comunque ecco, ho preso il passante. Avete visto che a ritmo blando è dove si esalta, con palle molto lavorate e vicino al vetro, anche in questo caso laterale, si sente bene. Adesso vediamo dove, nella sua pecca, quando aumentiamo il ritmo. Vai Emi, aumentiamo il ritmo. Ecco, già ritmo alto, avete visto, provo un pochino a forzare, ma di potenza non se ne parla proprio. La racchetta proprio da giocatore di destra, old school, che piace molto di più la palla lavorata, la creazione del punto per il giocatore di sinistra. Non vedete, non riesco a chiudere un punto in volée. Niente. Ok, vai Emi, proviamo due bloccheo, tira. Ok, non male, vai, due deade, sicuramente qua la sentirò tanto, infatti la sento tanto, io ne farei solo una. Nella deada, gran controllo. L'hai provata a rete, adesso è il momento dall'alto nella classica sequenza vivore, chicca la grata per tre smash, diciamolo subito, lo smash piatto serve tanto tanto braccio, palline super gonfie e magari temperature estive per farla tornare da quest'altra quindi parte. Oggi ci riusciamo. Oggi non lo so, però è una racchetta che fatica nei colpi piatti, meglio in quelli lavorati, meglio nella vibora, alla Sancho, da giocatore di destra, come detto, anche se poi noi la proveremo a sinistra, chicca la grata dove comunque si sente bene. Però pure nel per 3 secondo me manca un pochino di inerzia, sì, poi le palle escono, però non è una racchetta di potenza, come detto, racchetta da destra, da giocatore, che costruisce il punto. Che costruisce, che lavora tanto la pallina. Sì, perché non è assolutamente potente, quella dell'anno scorso era decisamente più potente. Sì. Adesso la provo nella classica sequenza di cui prima, vediamo come si comporta. La proviamo a sinistra, ma lo ricordo prima di iniziare la sequenza, questa è una pala da destra, eh. Vai con qualche vibora, Albin. Ancora un'altra, hai visto comunque vibore. Ottimo grip. Ancora adesso qualche chicca alla grata, che è un altro colpo in cui sicuramente eccelle, perché il piatto, questa benissimo, anche senza neanche chiedere scusa. Un altro chicca alla grata lì. No, si sente tanto quando la palla comunque non va tirata troppo forte. Peccato, ho sbagliato la direzione, però. Purtroppo il manico strascivoloso e non la tengo in mano la racchetta. Vai ancora. Vai un altro per tre. Questa senza anche colpirla bene. Adesso qualche smash piatto, che sicuramente non è il colpo in cui la nuova palla di Sancho eccelle. Qui sono andato veramente a tutto braccio per farla andare.
Bisogna spingere tanto, però a destra, vibore, 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 a sinistra, chicca la grada, però questa qua è una racchetta da destra, eh. Alvin, tira fuori il telefono che diamo i voti alla Sioux Diablo Revolution Pro 3, la nuova racchetta di Sancho Gutierrez. Ricordiamo che mettiamo il 13° voto pallonetti. Da fondo campo, 8. Pallonetti, 7,5. A rete, 7. Controllo, 7,5. Maneggevolezza, 8. Uscita di palla, 8. Punto dolce, 7,5. Effetti, 8,5. Potenza, 6,5. Per 3, 6,5. Smash, 6,5. Vibora, 8. Ultimo voto, rapporto qualità prezzo a 260 euro, 6. Quindi avete capito che forse 260 euro difficilmente li spenderemo per questa racchetta, per quella di stupa subito. Però è sufficiente. Di stupa subito, sì. Abbiamo dato i voti alla Sioux di Sancho, adesso è il momento di salutarci, ma prima di salutarci, Alvin. La nostra sequenza. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace al video, attivate la campanellina, dite a un vostro amico di iscriversi al canale, quinta e ultima cosa, commentate la domanda di Emi. Preferite questa Sioux o quella dello scorso anno? Non considero le prime due, la Copper e l'altra, quella tutta nera. Delle pale di Sanio, quale preferite? Io quella dello scorso anno. Ciao! Ciao!